Eleonora Daniele scoppiata a piangere a Storie Italiane. È difficile. Storie Italiane. In lacrime la conduttrice. Ospite in collegamento la figlia di due vittime dell'alluvione. Non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime Eleonora Daniele durante la puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 24 maggio 2023, quando ha intervistato Lucia, la figlia della coppia che la settimana scorsa è stata travolta dal fiume Savio e trascinata via dalle acque. E, difficile, ha commentato, visibilmente in difficoltà, Eleonora, che ha ovviamente fatto le sue condoglianze non solo alla figlia, ma anche agli altri familiari dei due coniugi. Venerdì ci saranno i funerali, ha rivelato inoltre, descrivendo Marinella, una delle due vittime, come una persona molto simpatica. E, quello che ho saputo dalla sua famiglia, ha precisato a questo proposito. Eleonora Daniele commossa. La figlia di Marinella e Sauro non deve essere lasciata sola. Con le lacrime in viso, la conduttrice di Storie Italiane ha detto inoltre: mi auguro davvero che Lucia non venga lasciata da sola dalla sua comunità. Come ho detto prima, è facile che in questi giorni vi sia tanta vicinanza nei suoi confronti. Ora c'è tutto un mondo che si muove attorno a lei, ma il problema arriverà se e quando rimarrà sola. Se si rimane soli e ci si sente isolati, con questa tragedia che rimarrà tra le mani per tutta la vita, saranno inevitabili i momenti di sconforto. Ha detto successivamente Eleonora, concludendo rivolgendosi direttamente alla sua ospite. Sono molto vicina in questo momento difficile. Cercate di farvi forza. Sono state le ultime parole della conduttrice prima che il collegamento venisse interrotto. Elaborare una tragedia del genere è molto difficile dal punto di vista umano, ha commentato successivamente Eleonora con i suoi ospiti presenti in studio.